Cari amici dell'arte, cari amici e nemici, bentrovati anche questa settimana alla classifica delle 5 opere più brutte. Bene, allora avete visto dai titoli che vi abbiamo preparato uno speciale ritratti, sì, perché ci sono molti artisti che si cimentano in questa nobile arte, vedremo poi con quale risultato. Vi voglio solo dire due parole per entrare poi nel vivo immediatamente della classifica. Innanzitutto abbiamo deciso che per quanto riguarda determinati commenti, determinate spiegazioni riguarderanno un altro video di approfondimenti. Lì non scherzerò per niente, sarò molto serio, anzi ho paura che per il tono che dovrò usare dovrò mettere un disclaimer, perché spero di non offendere troppo o di non essere troppo duro nel esprimere quello che penso. Però voglio entrare nel merito appunto della discussione vivace che c'è stata con i miei collaboratori. Peraltro alcuni degli artisti che sono inseriti questa settimana nella classifica non eravamo tutti d'accordo, quindi mi aspetto i vostri commenti e, come sempre, le vostre segnalazioni. A proposito di questo, siccome mi avete segnalato artisti che veramente meritano di entrare in questa classifica, non si preoccupino tutti i signori che mi hanno indicato persone da inserire nella classifica delle opere più brutte, che queste opere verranno senz'altro inserite, perché etica ed estetica, signori miei, kalos kai agazos, questo è l'arte. Ma entriamo subito nel vivo della nostra classifica. Rullo di tamburi, musica, e al quinto posto abbiamo Elisa Calzavara, Salvadanaio, autoritratto, cartone grezzo, tempera, penna nera indelebile, opera fresca fresca messa nel web proprio in questi giorni. Allora, molti artisti, credetemi, molti grandi artisti, dicevano una cosa: quando un artista non sa che cosa fare, di solito fa due o tre cose, le righe, le spirali e raccatta degli oggetti che trova. Non so se è per fare un ready made o perché pensa che questi oggetti possano assurgere a opera d'arte. Questo è quello che dicono molti grandi artisti, e abbiamo visto il quinto posto della classifica. Allora entriamo nel vivo, quarto posto della classifica, Paola Pietrafitta, una tecnica mista, è un 40x60. Gli antichi greci avevano inventato la formula della bellezza, una formula matematica che può essere tradotta in azioni pratiche. Se ne volete ne parliamo un'altra volta. È una cosa che riguarda armonia, che riguarda proporzione, che riguarda simmetria. Dai, l'ho detto. Allora, a voi il pensiero a riguardo della quarta opera in classifica. Mi piacerebbe però una volta fare addirittura magari in diretta, che sarete voi al telefono o comunque in viva voce a raccontare e a fare da per voi la relazione critica intorno a queste opere. Ma entriamo nel podio. Questa settimana abbiamo delle opere, e ripeto, è uno speciale ritratti, per cui i primi due posti della classifica, signori miei, arriviamo nel succoso della questione. Terzo posto, Patrizia Alice, è un olio su tela, spensieratezza, e siamo spensieratissimi, signori miei, veramente tanto tanto spensierati. E allora, abbiamo visto il secondo posto. Io tra l'altro sono sicuro che di tutte le opere che stiamo vedendo, che abbiamo visto e che vedremo, sono convinto che non c'è che c'è della gente che non vede l'ora di potersele appendere alla parete. Questo è il clou di tutta la situazione. Ma al secondo posto questa settimana abbiamo Giovanni Canestraro con Ro di sposa, pastello su carta, rientra forzatamente nelle nostre classifiche quest'opera, che ricorda poi quella che ho messo nella copertina del video, questa grande artista spagnola che, facendo questo restauro disintegrando l'opera originaria, però è diventata talmente famosa che ci stanno facendo un documentario, un film, delle mostre, per cui auguro a tutti comunque tanta fame e tanto successo. Ma stiamo per entrare senza rullo di tamburi nella prima opera classificata di questa settimana, signori miei, un ritratto dipinto con gli acrilici, è un 30x40, quindi proprio anche le dimensioni sono assolutamente meravigliose. Signori, Federico Martini, titolo dell'opera, attenzione, 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 Briciole d'arte. Voilà, signori, ecco qua. E allora vi voglio salutare facendo una cosa
inusitata, desueta, ma no, non è vero, perché insomma siete in tanti che mi state mandando apprezzamenti, disprezzamenti, non importa, va bene lo stesso, perché ripeto, nell'approfondimento dirò perché sto facendo tutto questo e sarò veramente molto serio lì, però ascoltiamo. Ciao, sono Orzolo, ancora il tuo ammiratore, scusa se ti disturbo. Ho visto il video che hai fatto del pontile e sei veramente bravo, sei veramente bravo. Volevamo sapere se per caso, visto che hai fatto quel video e sei sul pontile, essendo molto bello quello che hai detto, se potevi dedicarci a noi e anche ai parenti che vengono dalla bassa, che tutti ci piace, se potevi dedicarci la presentazione del quadro. Eccola la presentazione del quadro. Amici, ciao, alla prossima.